Io ragazzi capisco, anzi percepisco la vostra paura, il vostro terrore, parlo degli interisti adesso, il vostro terrore si proprio esce fuori dal mio telefono, lo percepisco proprio, lo metto con l'orecchio così si sente anche. Vi capisco perché sabato sera arriverà un carro armato di nome Lecce a San Siro che vi farà un mazzo così. E io capisco, noi dobbiamo rifarci delle quattro pappine prese contro l'Atalanta, una grande squadra, una grande Atalanta davvero, e che tutti stanno sottovalutando. Ma percepisco il vostro terrore, ma lo capisco, lo percepisco, ma lo capisco. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre 3-1 per il Lecce. Detto questo, no, ragazzi, anzi, prima di dire questa cosa, vi volevo dire che venerdì adesso uscirà anche una copertina da mettere sulla community. Inizieremo quindi con le live su Calciomatto TV. Iscrivetevi su Calciomatto TV. Se volete, io non lo so fare perché sono un deficiente. Se volete andate sui video di Gigetto, nella descrizione c'è anche il link del canale. Io queste cose con la descrizione non le uso perché non so come si fa a mettere questi link. Non ne capisco, ragazzi, che posso farci io? Quindi iscrizione al canale Calciomatto TV, venerdì si inizia con tanti youtuber, cercheremo di portare quanti più youtuber di altre squadre possibili e ci divertiremo. Farete domande, risponderemo in modo allegro, leggero, leggero. Si parlerà di calcio, non si parlerà di quei soggetti. Di quei soggetti ne parliamo tra poco. Quindi Calciomatto TV, iscrizione a Calciomatto TV. Iscrizione a Salento e basta. Anzi, grazie, ieri per il mio compleanno mi avete fatto davvero un bel regalo, tanti tanti iscritti in più. Quello è davvero un regalo che ho apprezzato. Do il benvenuto davvero ai nuovi iscritti. Ridiamocela, ridiamocela, ridiamocela. Ridiamocela perché, ragazzi, ieri mi sono fatto delle risate ieri qui nei commenti con gli amici Andrea di Salerno. No, infatti gli ho detto come ti chiami perché aveva un nome, no? Come Giuseppe, l'amico Giuseppe che c'ha Vita Inter. E invece lui aveva un altro nome, ha detto dimmi come ti chiami perché ti voglio citare. E lui si chiama Andrea di Salerno e anche con Giuseppe, con Gianluca, scusate, con Gianluca, perché tutti e due mi hanno scritto la stessa cosa, ma io l'avevo già pensata. L'arbitro di Inter Lecce, ragazzi, ecco perché io vi dico che finirà 3-1, è proprio per smentire queste voci. L'arbitro di Inter Lecce si chiama Di Marco. Adesso sapete quelli del mondo di fantasia cosa diranno? Ve lo anticipo io, ragazzi, ma lo hanno anticipato anche gli amici Andrea e Gianluca. Ve lo anticipo io. Diranno che questo arbitro è parente di Di Marco. Quindi, secondo me lo diranno prima. Bessicchio manderà il militare ad indagare, ad indagare, perché sapete che lui è il militare, no? Che indaga, fa le indagini per lui, questo militare, ed è bravo pure, ha scoperto tutto di Gianca, è molto bravo. Quindi non fate arrabbiare Bessicchio, altrimenti scoprirà tutto di voi e lo dirà a tutti in un video, tutto quello che fate. Allora, ragazzi, secondo me può essere che l'arbitro Di Marco sia parente di Di Marco. E lì succederà un casino, ragazzi, ve lo sto dicendo. Questi inizieranno con, ecco, non è giusto, a loro arbitrano i parenti. Ecco, Vessicchio, Peter Pan, tranquilli. Arriva, mica arriva una squadretta, arriva il Lecce mio. Arriva il Lecce mio, sai che cosa ce ne frega a noi dell'arbitro? A noi non abbiamo bisogno dell'arbitro. Il mio Lecce gioca, vince e torna a Lecce. Tranquillo, Vessicchio. Tranquillo, che gente, mamma mia. Come si chiama? Gigio ha detto che l'Inter è una società di pezzenti,
ha fatto un mercato povero, povero, povero. Io penso che di pezzente, caro Gigio, ci sia solo il tuo canale e il canale dei tuoi amici. Io l'unica cosa pezzente che vedo è quello, è il tuo canale e i canali dei tuoi amici, perché io te lo ripeto sempre. Poi tu, se vuoi, riscrivimi di nuovo un commento sotto, però dammi la possibilità di rispondere, perché non so tu come fai, anche quando andate sotto ai suoi commenti, a volte schiacci la risposta che danno a lui nei commenti, cioè che lui dà a chi scrive nei commenti e non si legge, sparisce la risposta. Quindi non so come si fanno queste cose, vedete, io sono ignorante in materia. E niente, quindi per me di pezzente c'è solo il tuo canale, un canale pieno di cose inventate, di storie inventate come Matt, e come lui mette i titoli inventati, tu invece metti davvero, sei proprio, hai un canale zero, che vale zero, con i tuoi fermo immagini taroccati, con arbitri che vanno contro la Juve, che vanno a favore dell'Inter, ma contro di te dovrebbero andare, contro di te. Dovrebbero andare, perché hai un canale da pezzente, te lo dico io. Ricordati, noi qua abbiamo le spie nei nostri canali, qualcuno verrà a dirtelo, ma io le dico apposta queste cose, proprio perché ti arrivi il messaggio. E ho detto, andate a fare le live con gli esonerati, se avete le palle, andate, andate, e quello vi fa un mazzo così. Vi fa un mazzo così, ecco perché voi non andate mai, non andrete mai. Ah, a proposito, come va con i vostri nuovi amici di merenda, con i milanisti che adesso si mettono a difendere anche il Milan? Vessicchio ha difeso il Milan. Vessicchio, quanti iscritti ti servono del Milan? Dai, che ti faccio un poco di pubblicità. Milanisti, andate via ad iscrivere da Vessicchio che vi sta difendendo, come vedete, vi sta difendendo. Platini Shock. L'Inter è piena di debiti. Voi direte, chi è questo? Davvero, ragazzi, chi è questo? Chi può essere questo? Sentite. Resterò per sempre bambino. È lui, ragazzi, è lui, quello che sta sopra, quello che sta fuori Italia, è lui, Platini Shock, Inter piena di debiti, invece la Juve, ragazzi, debiti non ne ha, non permettetevi di dire che la Juve, anzi, non permettetevi di parlare di Juve, perché nei loro canali di Juve non si parla, non si parla. Ho detto che non so se questi sono juventini o no, io non penso neanche che siano juventini, ma se andiamo a vedere Matt, il titolo di Matt, primo furto, chiamo i carabinieri, sì, vediamo se finalmente ti prendono e ti portano dove ti devono portare, perché tu, secondo me, non ci stai col cervello neanche. Ragazzi, ecco perché io dico sempre, non innervositevi, non innervositevi. Se riuscite a fare come faccio io e a prendere tutto sul lato comico di questa gente qua, perché vi ho detto, è gente che invece di lavorare in un circo ha preferito aprire un canale. Se noi riusciamo a portare tutto sul lato comico, ragazzi, noi rideremo una vita di questi. Vi aspetto in live venerdì sera, iscrivetevi al canale di Calciomatto, iscrivetevi al canale di Salento e Basta e lasciate un like al video. Ciao ragazzi, a dopo.